All'inizio degli anni 90 ci furono due elementi che provocarono discussioni e rinnovamento sul piano della didattica e letteratura. Il primo furono i cosiddetti programmi Brocca, il cognome del signore che scrisse questi programmi, che avevano un valore innovativo. E l'altro fatto fu il manuale di cui già vi ho parlato, del Cesarani, intitolato Il materiale e l'immaginario. Erano due cose molto diverse, i programmi Brocca e questo manuale. Non avevano nessuna relazione diretta fra di loro, ma tutte e due, in modi diversi, contribuirono a rinnovare l'insegnamento e a provocare una grossa discussione. E cosa avevano in comune, pur nella differenza sostanziale dei fini dei rispettivi testi? Avevano in comune la rottura col passato. Sostanzialmente dicevano: bisogna porre fine all'insegnamento che, ahimè, continua ancora oggi, in parte almeno continua ancora oggi, all'insegnamento che va per ritratti o medaglioni di autori e per la storia dei movimenti letterari e delle poetiche in senso storico o addirittura storicistico, con una progressione lineare. Porre fine a queste due cose, che erano la tradizione della scuola italiana, non era ovviamente facile. Tant'è vero che la tendenza a fare un percorso cronologico della storia della letteratura italiana e di darle un valore in sé, a prescindere dai testi, questo è decisivo, dura tuttora. Che senso avevano le due operazioni? Di dire: guardate, voi professori, insegnate la storia della letteratura. La insegnate senza citare testi, indipendentemente da testi. Ma quello che conta sono i testi. Poi i testi vanno inseriti in una storia. Ma voi mettete al primo posto la storia. È una storia molto lunga, molto articolata, con tutte le poetiche, i movimenti secondari, i movimenti principali, gli autori principali, gli autori secondari, eccetera, eccetera. Proviamo a fare in modo diverso, dicevano sia Brocca che Cesarani. Facciamo una didattica della letteratura non più basata sulla successione rigidamente cronologica di medaglioni di autore e di movimenti, cominciando da Provenzali fino ad oggi, sostituendola con cosa? I programmi Brocca proponevano per la prima volta, erano ufficiali, quindi dietro c'era il governo, di fare percorsi, prima questa parola non usava, percorsi, prima di Brocca voglio dire, percorsi di studio per generi letterari e per temi. Cesarani fece un manuale esclusivamente di temi, finendo per essere anche troppo coraggioso. Se uno vuol fare Montale sul libro di Cesarani, deve saltare fra capitoli fra loro lontanissimi. La famosa Anguilla, per esempio, la trova nel tema amore. Avrebbe potuto stare benissimo nel tema animali, secondo me, ma invece è nel tema amore. Ma se invece uno doveva studiare la poesia, i limoni
E allora la trovava magari nel paesaggio, capite? Quindi le poesie erano smembrate, suddivise in parti diverse del libro. Era molto difficoltoso studiare sul materiale dell'immaginario. Era molto ricco il libro, ma anche i professori più entusiasti, che non mancavano, finirono poco a poco per stancarsi. Così che il materiale dell'immaginario ebbe una durata breve, una fiammata di entusiasmo iniziale, e poi progressivamente lo facevano i professori. Adottavano un altro manuale e tenevano il materiale dell'immaginario per consultarlo. Ma da questa svolta, rappresentata, ripeto, da programmi Brocca e dal materiale dell'immaginario di Cesarani, uscirono i nuovi manuali, che furono in ordine cronologico quello di Baldi, che è il primo, quindi è più vecchio, seguito subito l'anno dopo da quello di Segre e infine un anno o due dopo dal mio, che si chiamava La scrittura e l'interpretazione. Erano tre manuali diversi, di cui quello del Baldi e quello del Segre ancora abbastanza tradizionali. Quello di Baldi era un incrocio fra storicismo e strutturalismo. Cioè l'analisi delle opere era fatta con criteri strutturalisti, mentre la storia della letteratura era fatta secondo i tradizionali metodi storicisti. E proprio questo essere d'accordo con la tradizione, di non rinnovare eccessivamente, è stata la fortuna del Baldi. Poi uscì il libro di Segre, che invece era esclusivamente filologico-strutturalista e quindi faceva analisi formale dei testi e una storia della letteratura un po' neutrale, diciamo, no? D'obbligo, una storia della letteratura d'obbligo. Si vedeva chiaramente che l'autore non era molto interessato alla storia della letteratura, ma solo all'analisi strutturale dei testi, ma insomma era comunque diverso dal manuale tradizionale. Poi uscì il mio, che si ispirava invece all'ermeneutica, cioè per la prima volta tirava a ballo il concetto di interpretazione. D'altronde il titolo è La scrittura e l'interpretazione, ponendo quindi al centro l'interpretazione che gli studenti potevano dare dei diversi testi, ma inserendo tutto questo poi in una storia letteraria ancora abbastanza tradizionale. In più c'era un'appendice tematica, quindi i temi erano presenti nella mia antologia. Dalla discussione che imperversò per tutti gli anni 90, e qui in parte nelle lezioni scorse vi ho ricordato, emersero quattro punti fermi, ne abbiamo già parlato in parte, ma ora riassumo. Primo, il concetto di classe come comunità ermeneutica, qui ne abbiamo parlato, abbiamo discusso, abbiamo avuto il parere di diversi insegnanti, eccetera. Aveva il vantaggio di puntare tutto sulla lettura, sulla reazione dello studente, cioè diventava il protagonista dell'interpretazione. E quindi al centro c'è la lettura del testo, non il testo, ma la lettura del testo. E quello fu il primo punto che emerse, che poi venne accettato anche da Baldi. Se voi prendete le lezioni successive, il Baldi finisce per accettare questa posizione. Secondo punto che venne messo sul tappeto, le letterature straniere. Le letterature straniere non c'erano prima, erano solo nel manuale del Salinari e Ricci, manuale degli anni Ottanta, ma messo come in appendice, non organicamente collegate alla letteratura italiana. E invece le letterature straniere venivano viste, almeno nel mio manuale, ma anche in parte in quello del Baldi,
non in quello del Segre, venivano viste come parte di una letteratura comparata. Cioè, era possibile studiare la letteratura italiana senza conoscere gli autori principali di quelle straniere, e viceversa, le letture straniere erano legate alla letteratura italiana. Questo, almeno europea, ecco. Questo allargamento si produsse, quindi, allora, anni 90. Terzo punto, e il più importante forse, approccio interdisciplinare e non strettamente specialistico. Cosa voglio dire? Non erudita, non filologica, non retorica, non strutturalista, non formalista, ma con riferimenti costanti alla storia, alla storia dell'arte, alla psicanalisi. Insomma, la storia della letteratura veniva inserita, e questa poi è la proposta più interessante e da riprendere, in una storia delle idee. Una storia delle idee a livello europeo, di cui alcune di queste idee erano anche le idee letterarie. E infine, ultimo punto, quarto, era il rifiuto di procedere unicamente o esclusivamente per medaglioni e per via cronologica, lineare e unidirezionale. Cioè, era possibile fare dei salti, unire passato e presente. Non era necessario fare un medaglione su ogni autore. Si poteva di un autore dare solo una poesia e la data di nascita e di morte, poniamo, no? Ora, questo fino agli inizi di questo secolo. Poi che è successo? Io vi ho citato quattro punti più interessanti. C'è stato lentamente, gradualmente, progressivamente, ma fatalmente, un processo di, non dirò di rifiuto del nuovo, il rifiuto avrebbe dovuto dire consapevolezza, no? Ma un arretramento rispetto al nuovo e addirittura restaurazione, cioè ritorno al passato. In cosa consiste questo arretramento che ha caratterizzato l'insegnamento della letteratura dall'inizio di questo secolo a oggi? Ne ritorno a una concezione passiva di letteratura intesa come un insieme di nozioni, ma si diceva e si dice competenze, neutrali, impartite da un docente sempre più inquadrato burocraticamente e sempre più simile ad un impiegato e sempre più dissimile da un intellettuale o da un mediatore culturale. Cioè c'è stata una regressione a un disciplinarismo, già ve l'ho fatta questa parola, cioè dentro i confini della disciplina, sempre più angusto. Niente storie delle letterature straniere, niente ricerca per temi, niente ricerca per generi, lasciata solo a biennio. Ora, se per disciplinarismo significa rigore disciplinare, io sono d'accordo. Ma qui disciplinarismo significava stare dentro confini.
E di fatto stare dentro i confini significava ritorno ai luoghi comuni, alle convenzioni, a vecchie abitudini didattiche, partire dalla storia della letteratura e poi dare qualche testo come esempio. E a poco la sottolineatura del momento ermeneutico, l'apertura alle letterature straniere, i raggruppamenti per genere e per tema sono venuti quasi del tutto a cadere. Beh, si è ritornati alla tradizione. Quali sono le cause di questo arretramento? Beh, prima di tutto la frustrazione e la stanchezza degli insegnanti. Man mano che il processo di deumanizzazione, direi, della società procedeva, man mano che le tecniche prendevano il sopravvento, man mano che la letteratura e le arti perdevano valore, gli insegnanti sono sempre sentiti messi in disparte, insegnanti in italiano, umiliati, frustrati. Ci fu un'inchiesta quando fu ministro De Mauro che appunto testimoniava che tutti gli insegnanti erano depressi, ma più depressi di tutti erano gli insegnanti italiani. A parte questa condizione sociale e psicologica che ha favorito la caduta degli entusiasmi, no? E poi ci sono state le misure governative, i vari governi, che hanno fatto sempre più coincidere la docenza con il ruolo burocratico e impiegatizio, mentre hanno scoraggiato la funzione dell'insegnante come mediatore culturale, che invece a mio avviso è proprio la caratteristica di fondo dell'insegnante italiano. Si può discutere se una funzione negativa abbiano svolto anche le CISSE, che erano, come sapete, quell'istituto che governava la formazione dei docenti. Una volta che uno veniva, si laureava, faceva la CISSE per un periodo di tempo abbastanza lungo, e lì insegnanti universitari e soprattutto insegnanti delle scuole medie già sperimentate insegnavano ai giovani come si fa l'insegnante. E il problema è però che le università, escluse alcune come quella di Catania o quella di Siena, ma in genere le università si erano e si sono sempre dimenticate della scuola media e degli insegnanti. Insomma, l'università si è rivelata, nella maggior parte dei casi, non in tutti, inadeguata. Tant'è vero che poi nell'università la disciplina della didattica della letteratura non c'era, mancava. E i professori, insomma, sostanzialmente la maggior parte se ne infischiava delle CISSE e dei giovani insegnanti. Infine, e lo metto in fondo, ma forse andava messo all'inizio, la causa dell'arretramento è anche nel degrado complessivo della vita pubblica e civile della nostra nazione. La diffusione di un senso comune in cui la fanno da padrone l'intolleranza, gli interessi materiali, l'egoismo, il disprezzo per tutto ciò che è comune, collettivo, l'esaltazione dell'individuo imprenditore di se stesso, si diceva,
era l'eco di Berlusconi. E poi nei mass media, nella pubblicità, sempre di più veniva confermata l'estraneità al testo letterario, giudicato qualcosa di illeggibile, di superato. C'era la digitalizzazione. La cultura del libro scompariva. La predisposizione alla lettura scompariva. Le inchieste degli ultimi 10 anni dicono che i ragazzi leggono fino a 10, 11, 12 anni, poi smettono. E la lingua letteraria è sempre più avvertita dai ragazzi, ma probabilmente anche dai loro genitori, come una lingua straniera o come una lingua ostile. Cosa avrebbe dovuto fare i governi, a partire da quello dalla riforma Gelmini, diciamo, è stata la principale riforma prima di quella di Renzi, la riforma della Gelmini. Sapete, Berlusconi ha governato per molti anni, e la Gelmini è stata ministro dell'istruzione. Cosa avrebbe dovuto fare un ministro nell'atto di dare indicazioni ai docenti? Avrebbe dovuto dire: analizziamo qual è l'immaginario dei giovani, la cultura dei giovani, cerchiamo di capirla, e a partire dall'immaginario della cultura giovanile guardiamo come i testi letterari confliggono o possono adeguarsi in certi casi a questa cultura e a questo immaginario. Cioè partire dai giovani, da quello che pensano, da quello che sentono, per cercare di adeguare i modi dell'insegnamento a questa cultura. E invece abbiamo assistito semplicemente a procedure burocratiche. La riduzione di un'ora dell'insegnamento dell'italiano, l'esaltazione della quantità rispetto alla qualità, la demonizzazione dell'umanesimo come cosa ormai superata. E questo ha portato alla diminuzione drastica dei licei classici. I licei classici attualmente sono sotto il 6%. Solo il 6% degli studenti va al liceo, meno del 6% degli studenti va al liceo classico. E ha portato a quei processi di burocratizzazione dell'insegnamento e soprattutto alla mancata considerazione. Alla mancata considerazione, a totale assenza, prendete il progetto di riforma della Gelmini, non c'è un cenno allo studente come soggetto dell'apprendimento, cioè alle dinamiche culturali e dell'immaginario dei giovani. Non c'è nessuna considerazione di loro. Non si pensa che i giovani sono portatori di un immaginario specifico con cui la letteratura deve entrare in contatto, in dialogo. E invece la letteratura è considerata come un sapere precostituito, un insieme di nozioni precostituite da impartire, altro termine tipico della burocrazia, ai giovani. Insomma, la letteratura è una disciplina neutra, viene considerata una disciplina neutra e oggettiva da impartire, anzi da somministrare, questo è un termine della burocrazia ministeriale,
da somministrare dall'alto. Manca qualsiasi riferimento all'interpretazione, manca qualsiasi riferimento all'apporto tra interpretazione e democrazia. Si ritorna all'analisi del testo basata su procedure descrittive di tipo formalistico, si torna alla tradizionale storia della letteratura. Ben inteso, tutti noi sappiamo che poi ci sono molti professori coraggiosi, bravi, che hanno tenuto duro e hanno continuato sulla loro strada. Ma io qui dico l'andazzo generale. Per quanto riguarda l'estensione del programma, ci si rende conto che più si va avanti, più aumentano gli autori. E bisogna organizzare il programma, ma nuovo. Allora, l'innovazione è stata anche qui puramente quantitativa. Si è deciso, la letteratura delle origini, di metterla nel biennio, in modo da cominciare subito dal 300, nel triennio. Si è deciso poi, Leopardi, di trasformarlo nel primo dei moderni, cioè di porlo non nell'Ottocento, terzo secolo, ma all'inizio del Novecento, come anticipatore del Novecento, cosa che in parte, molto in parte, può essere vera, ma non giudica lo spostamento di Leopardi, il cui posto è accanto a Manzoni, no? Lo spostamento di Leopardi accanto a Montale. No, fra Leopardi e Montale c'è un secolo. Il posto di Leopardi è accanto a Manzoni. Ma sono provvedimenti burocratici perché ci si rendeva conto che non era possibile fare tutti gli autori, no? In un anno, previsto in un anno. Allora Leopardi veniva spostato all'Ottocento, messo nel Novecento, e così si pensava di guadagnare tempo. Insomma, mezzucci si direbbe. E poi si tornava, questo nella Riforma Cirmina è chiarissimo, si tornava al canone più tradizionale fino all'assurdo, aggiungendo i nomi dei moderni e dei contemporanei. La Riforma Cirmini propone 26 classici italiani. Ma 26? Ora è già tanto, se in un anno se ne fanno 4, 5 forse. Ma 26? E poi, per colmo dell'assunto, per colmo di assurdo, e a dimostrazione della confusione che c'era nella testa del ministro o di chi ha scritto i suoi programmi, sapete quanti sono i classici del Novecento? 13. Cioè su 26 autori del canone, la metà, 13 sono del Novecento. È una follia, no? E perché il Novecento ha 13 classici e invece il 200 o il 300 ne hanno due o tre? È semplicemente che siccome non c'è un canone ben definito del Novecento, non si è trovato di meglio che metterceli tutti. E quindi abbiamo 13 autori del Novecento da studiare come classici. È una vera e propria follia, no? Quindi Carducci era stato un classico. Guai a quegli insegnanti che avevano smesso di fare Carducci. Carducci va studiato, ovviamente. Parini va studiato. Insomma, è la tradizione più piatta. Per giunta questi 26 classici sono ovviamente tutti italiani. Chi cercasse nella Riforma Cirmini un autore straniero, l'unico che ha lamentato di sfuggita è Baudelaire. Unico. Non si capisce perché, no? Vi ho già detto, Gentile, nella sua Riforma della scuola, in età fascista, aveva messo molti nomi di autori stranieri.
A proposito del dottor Stagnelli, si dice che sì, possono essere letti a casa, non a scuola, libri tradotti dalle letterature straniere. Tradotti. Se poi si possono leggere in lingua, allora se ne occuperà il professore di francese, di tedesco, di inglese. Ma la comparatistica viene completamente ignorata. No? La comparatistica, che era diventata, soprattutto nel primo decennio di questo secolo, fondamentale, ora è un po' in calo, ma allora sembrava proprio dirompente, non c'è nella traccia. Non c'è nessuna indicazione sulla possibilità di raggruppare gli autori per tema o per genere letterario. Si torna, insomma, alla storia unidirezionale, lineare, con i medaglioni degli autori. E questa è la situazione, in sostanza, salvo che le indicazioni di cui vi ho già parlato, e potrebbero anche essere positive, a proposito degli scritti che sono stati date ora, in cui si parla di commento e interpretazione per l'esame di Stato. No? Quindi si ritorna perlomeno non solo al commento, ma anche all'interpretazione, e si ritorna ai testi, insomma. Ora, cosa fare? Non è che si può tornare agli anni 90. Non è che si può tornare meccanicamente, no? Alle risultanze di quel dibattito. È passata troppa acqua e troppo torbida sotto ponti. Occorre piuttosto lavorare a un paradigma didattico nuovo che tenga conto della lezione degli anni 90, degli aspetti più positivi di quel dibattito, ma anche vada avanti. Non è possibile riprodurre. Io penso che tutti i manuali, anche i migliori, come quello del Baldi o il mio, abbiano concluso la loro parabola. Sì, continueranno, perché non ce n'è di meglio, ma c'è assoluto bisogno di manuali fatti in modo nuovo. E sono passati 25 anni, la situazione è cambiata, e non si può più andare avanti con i manuali che erano all'avanguardia negli anni 90, ma oggi ovviamente non possono esserlo più. Occorre cioè suggerire un modo nuovo di insegnare la letteratura. E intanto stabilire il criterio principale. La letteratura non può essere insegnata esclusivamente in chiave tecnico-professionale, cioè in chiave retorica ed erudita, formalistica e enciclopedica. Quegli manuali degli anni 90, pur evitando questo rischio, però davano troppo spazio, anche il mio, a tutti gli autori, a tutti i movimenti, a tutti i cambiamenti, a tutte le poetiche, a tutti gli autori, anche minori. Ciò non è più possibile. Bisogna incentrare lo studio, come avviene nell'università americana, sui grandi libri, great books, grandi libri, libri classici, che non sono 26, e inserirli nella storia delle idee e delle poetiche. E che vuol dire inserirli nella storia della filosofia, nella storia dell'arte, una storia della società italiana, e per effettuare questo inserimento è utile il raggruppamento per temi o per generi letterari, o per tutte e due,
soprattutto il tema può essere utile per un aggancio con il vissuto e con l'esperienza dei giovani, perché o la scuola riuscirà a rilegittimare la letteratura in quanto grande serbatoio di simboli, di immagini, di esperienze ancora attuali, oppure l'insegnamento della letteratura decadrà sempre di più. Bisogna puntare sulla verità, sul contenuto di verità dei testi e cercare attraverso il senso dei testi il senso della nostra vita. Se non si farà questo, è fatale che l'insegnamento della letteratura divenga sempre più marginale e si riduca, come vi ho già detto una volta, a com'è oggi l'insegnamento di storia dell'arte. E allora io farei due proposte. Abbandonerei intanto il tradizionale procedimento deduttivo, per cui prima di tutto si studia la letteratura, il suo movimento, eccetera, eccetera, e poi i testi, il significato dei quali dovrebbe essere dedotto dalle idee generali prima esposte. E investirei questo metodo. Cercherei di usare un metodo induttivo, cioè partirei da testi. Per esempio, tanto gentile e tanto onesta pare, se lo spieghiamo bene, permette di studiare lo stil nuovo, la lingua di Dante, la condizione degli intellettuali, la condizione della città e della donna alla fine del 200. C'è una storicità implicita nei testi. Ci sono le idee, le poetiche, sono implicite in un testo, vanno tirate fuori da quel testo. Vanno risucchiate dal testo. Cioè, derivare dal testo la storia della letteratura. Cioè, l'esatto opposto di quello che si fa ora. E la seconda proposta è quella interdisciplinare, cioè dare una visione anche antropologica del percorso storico. Il percorso storico è anche un percorso di simboli, di modi di significare, di valori, e insegnare la letteratura attraverso la storia delle idee, dei valori, dei modi di comportamento, la rende molto più ricca e attuale, secondo me. Perché l'antropologia umana è sempre conoscibile, no? Come diceva Vico. L'uomo è sempre stato l'uomo, i suoi sentimenti sono sempre rimasti i suoi sentimenti, pur evolvendosi storicamente, naturalmente. Insomma, i movimenti letterari, le poetiche, la storia letteraria possono essere ricostruiti partendo dalla concretezza formale e contenutistica delle opere e non da un quadro delineato a priori in assenza di verifiche testuali. Tra l'altro questo ha dei vantaggi anche sul piano pratico. Accorcia lo spazio dedicato alla storia della letteratura, abolisce i medaglioni o li riduce al minimo i medaglioni degli autori, abolisce i minori o ne lascia qualcuno particolarmente significativo e favorisce un procedimento
molto più svelto, molto più agile e veloce. D'altronde, se 26 sono gli autori importanti, è un po' di tempo ci vorrà per studiarli, eh? Ma 26 non sono, come vi ho già spiegato, secondo me basterebbe farne 14 o 15. Studiare bene 14 o 15 autori classici e per il resto fare la storia delle idee letterarie e in questa storia inserire, quando è il caso, anche alcuni minori, no? E allora faremo leggere una poesia, magari, di Cercangiolieri, ma dedicando a questo autore uno spazio breve, diciamo, perché il massimo di attenzione andrebbe portato sui grandi libri. Sui grandi libri per cui l'Italia esiste nel mondo, Dante, Boccaccio, Petrarca, e poi fino a Moderna. Il tema ha alcuni vantaggi, no? Prima di tutto perché collega il vissuto degli studenti all'opera letteraria. Poi perché collega la letteratura italiana alle letterature straniere. E poi perché permette di unire lo studio delle forme e lo studio dei contenuti, perché un genere letterario è sempre l'unione di un tema e di una forma. Ci sono due rischi in queste proposte che faccio. Bisogna saperlo ed evitarli, combatterli. Primo rischio, la trasformazione dei testi in documenti, quando devono mantenere il loro valore di monumenti, cioè il loro valore estetico. Cioè un testo non è solo documento di un tema, o meglio, tanto più è documento di un tema, quanto più è formalmente ricco. Cos'è la forma? Adorno diceva che la forma era contenuto sedimentato. Il ritmo, per esempio, no? È contenuto sedimentato perché indicava dei valori, indicava dei modi di vita, indicava il pianto, indicava il riso. E per questo contenuto sedimentato, la forma. Ma la forma è importante. Non si può mai dimenticare l'aspetto squisitamente letterario del tema. E questa è la prima avvertenza. La seconda è che il tema, e a volte anche il genere, fanno spesso scivolare l'insegnamento verso la destoricizzazione. Si destoricizza. Io avevo fatto degli esempi, l'incontro con Austin, per esempio, dove è chiaro che invece l'analisi tematica ha senso se noi la storicizziamo, la caliamo in una evoluzione del genere a cui corrisponde una evoluzione della società. Questi sono due rischi che bisogna evitare. La deformalizzazione, per dire così, e la destoricizzazione vanno combattuti. Poi niente impedirà di ricorrere anche a mezzi multimediali. Per esempio la storia delle idee, delle poetiche e dei movimenti letterari e artistici. E può benissimo accompagnarsi con la lavagna elettronica, può benissimo accompagnarsi ad ascoltare in classe una musica, far vedere sulla lavagna un quadro, un
un'opera d'arte, una chiesa, si studia l'espressionismo in letteratura, deve vedere l'espressionismo in pittura, così capisce cos'è veramente l'espressionismo. E da questo punto di vista può servire, certamente serve, il ricorso agli strumenti massmediali. In conclusione, l'insegnamento della letteratura dovrebbe essere largamente culturale piuttosto che specialistico. Cosa voglio dire? Come dice giustamente Todorov, ai futuri avvocati, odontotecnici, dentisti, impiegati, funzionari dello Stato, non ne importa nulla degli aspetti tecnico-retorici di un testo, ma un testo gli interessa in quanto esperienza spirituale e valore umano e artistico. Ed è su questo che bisogna insistere. Todorov, che ha scritto quel libro La letteratura in pericolo, era uno strutturalista e si è pentito di essere stato strutturalista. E ha fatto un pamphlet dal titolo La letteratura in pericolo, dove denuncia i rischi della letteratura, che la letteratura corre a scuola, perché la scuola, per eccesso di specialismo, un eccesso di specialismo tecnico, retorico, eccetera, sta portando la letteratura a perdizione. Infatti il titolo è La letteratura in pericolo. Insomma, dice lui, c'è un'alternativa, bisogna scegliere. O si insegna lo studio della disciplina, o si insegna l'oggetto dello studio. Ciò se è chiaro. A scuola, lui dice, si insegnano le tecniche e i metodi, e non l'opere. Ma le tecniche e i metodi, tutto più, sono utili mezzi, sono degli strumenti utili, quando sono utili. Ma non è che uno legge I Promessi Sposi per descriverli retoricamente, ma per capire il senso della vita che aveva Manzoni e che noi possiamo avere o no. Le opere, insomma, sono depositarie del senso della vita, ed è questo che un lettore vi cerca. Il lettore non diventerà specialista in critica letteraria. Sapere le figure retoriche gli interesserà molto poco, perché non è questa la ragione per cui legge il testo. A un ingegnere, a un geometra, a un avvocato, conosce alla perfezione la differenza fra focalizzazione interna e esterna, fra metafora e metonimia, serve a ben poco. A loro la letteratura interessa come grande fatto culturale e non nella dimensione tecnico-specialistica che gli viene somministrata. Dice Todorov, noi insegniamo le nostre teorie riguardo alle opere piuttosto che le opere stesse. Sono le opere stesse che interessano. Lui ha in mente la grande tradizione umanistica arrivata fino a fine dell'Ottocento, scomparsa con lo specialismo novecentesco.
Cioè la tradizione che vedeva nella letteratura dei modelli di educazione e di vita una sorta di antropologia e quindi un momento formativo ed educativo essenziale, ma non una specializzazione tecnica. Vi leggo un'altra frase di Todorov. Essendo oggetto della letteratura la stessa condizione umana, chi la legge e la comprende non diventerà un esperto di analisi letteraria, ma un conoscitore dell'essere umano. Cioè, noi non dobbiamo far diventare gli studenti esperti di analisi del testo, ma dobbiamo utilizzare l'analisi del testo per penetrare nei contenuti umani, nei contenuti di senso, perché è quello che resta poi nell'educazione dei giovani. Quindi evitare la tecnicizzazione dell'insegnamento della letteratura ed esaltare invece la funzione intellettuale e culturale dell'insegnante come mediatore. Mediatore culturale, voglio dire. Ora, in un momento come l'attuale, di forte degrado, non solo della cultura, ma del senso comune, o la scuola sarà in grado di offrire un terreno di resistenza etica e culturale e di proporre un rinnovamento della società, oppure verrà progressivamente consumata e distrutta come scuola pubblica. E il processo di degrado è già in corso. E soprattutto già oggi, questa è la cosa più triste, non solo a livello universitario, ma a livello di scuola media superiore, sono sempre più numerosi i giovani che vengono mandati dalle famiglie ricche a studiare in America, in Inghilterra, esattamente come fanno in Sud America, in Africa e in Asia, dove da secoli i giovani vengono mandati a studiare in Inghilterra. Ma l'Italia è l'Italia, che è un paese che ha le tradizioni culturali e umanistiche dell'Italia, debba rassegnarsi a vedere i propri figli percorrere il percorso educativo all'estero, e non solo è rattristante, ma significherebbe che siamo davvero arrivati a un punto di non ritorno.